Chiedo. A te mi permetti di chiederti un aiuto per quanto riguarda l'ospedale, considerato che sei un amministratore regionale, la chiusura e la soppressione, la riconversione dell'ospedale dipende dalla regione, per quello che potrai fare Lucera te ne sarà grata. La parola all'avvocato Lello Prezioso, presidente del Comitato Difesa Tribunale. Tenuta l'ora, mi raccomando. Io da buon civilista l'intervento me lo sono scritto, così sono pochi punti e non lo adito a stanchezza, benché la piazza purtroppo si sta stancando. E allora, dopo la passerella dovuta dei politici, un po' la parola alla società civile, perché il nostro comitato non nasce come un organismo di avvocati, ma nasce come organismo di cittadini, a cui hanno fatto parte l'Ordine degli Avvocati, che ci anche sovvenziona, dobbiamo dirlo, ma fa parte il Comune di Lucera, fanno parte gli ordini professionali, fanno parte i sindacati e altre realtà locali. Io volevo dire una cosa, mi pare che questo sia un film già visto, ma non è un film in celluloide, è un film reale. Forse noi non c'eravamo perché siamo troppo giovani, ma negli anni 20 avvenne la stessa cosa qui a Lucera, forse lei lo dimentica, consigliere Bonito. Nel 20, con un altro corpo di scure, fu eliminato l'unico tribunale lucerino e passato a Foggia. Ma allora, dopo 18 anni di dure battaglie, avevamo grossi politici quali Petrilli, quali Ungaro, che ottennero il ritorno a Lucera del tribunale, sia pure ridotto nelle sue dimensioni, e ci fu anche quell'ansa di San Severo, frutto di un compromesso politico, perché anche allora San Severo voleva il tribunale lì, e grazie all'intervento dei nostri politici dell'epoca si riuscì a trovare questo compromesso. Un film già visto, e allora se ci fu la soppressione, probabilmente, e se ci fosse mai, ci sarà una nuova ripresa, perché noi questo comitato non lo chiuderemo. Ne stia tranquillo, ne stia certo, noi siamo forti della solidarietà della gente. Il nostro comitato è sorto dopo varie riunioni che abbiamo avuto nelle aule del Tribunale, dove abbiamo analizzato cause ed effetti, però abbiamo subito richiesto che queste assemblee, queste riunioni, carissimi, dove sta l'onorevole Cera, già è andato via, queste riunioni qui in Piazza Duomo lo abbiamo chiesto noi in Tribunale. Perché abbiamo detto, non è una riunione da fare nelle aule del Tribunale, ma è da fare in Consiglio Comunale all'aperto, in Piazza Duomo, alla presenza di tutti i sindaci interessati. Perché non è un discorso che tocca noi avvocati, questo toglietevelo tutti dalla mente, perché noi comunque andiamo a Foggia a lavorare e ci andiamo tutti i santi giorni più o meno, ne andiamo nelle sedi distaccate e ci andiamo. E ci andremo, ci continueremo ad andare, scusateci, fin quando ovviamente i clienti ci daranno fiducia. Ma la giustizia è un fatto diverso, non è un evento che interessa solo gli avvocati o i magistrati nello svolgimento delle loro funzioni. La giustizia è un diritto del cittadino, un diritto ad essere giudicato e ad essere soddisfatto dei suoi diritti quando questi vengono violati. È un diritto di tutti noi, costituzionalmente garantito, in modo assoluto. Come tale, in un paese democratico, come ancora sembra essere l'Italia, l'esercizio dei diritti spetta a noi cittadini e le decisioni di chi sta al governo non possono passare come acqua sulla nostra testa senza che noi ne facciamo sentire la voce. Ecco perché abbiamo voluto e vogliamo che il problema della geografia giudiziaria passi anche e soprattutto attraverso la voce dei cittadini, che voi consiglieri comunali adesso dovete far sentire con i vostri deliberati. I cittadini devono sapere con precisione cosa si trama nei loro confronti, e pare che lo abbiano appena appreso molto tecnicamente dal collega Agnus Dei.
e devono sapere anche che cosa l'ordine degli avvocati, i magistrati hanno fatto e stanno facendo per tutelare questo diritto alla giustizia e alla legalità. Ecco perché questo comitato, ripeto, ha deciso di uscire dalle sale del Tribunale di Lucera per venire sulle piazze a parlare con la gente, i nostri giovani avvocati che non stanno seduti qui, stanno girando attraverso di voi a spiegarvi a uno che cosa sta succedendo e a richiedervi l'adesione attraverso delle firme che in 3-4 sere abbiamo raggiunto oltre il 3.000 numeri, 3.500 solo qui a Lucera, e che presenteremo al Ministro Severino. Non pensasse che la città di Lucera è assente o sta dormendo, come è arrivata voce confidenziale a chi vi sta parlando. Ma non si fa sentire Lucera. Lo sentirà, e a gran voce. Noi vi stiamo chiedendo una petizione che sicuramente invieremo ai parlamentari e al Presidente del Consiglio e al Ministro della Giustizia, cioè alla collega Avvocato Paola Severini. Io a questa in particolare vorrò far sentire che Lucera non ha bisogno di difendere alcun campanile. Scusami Gian Diego, noi il campanile ce l'abbiamo ed è grande, ha una storia di 2000 anni Lucera, l'abbiamo detto, non ce la dobbiamo difendere, esiste sui libri di storia, cosa che forse non hanno altri. Ma è una città fatta di gente, semplice, laboriosa, ma anche ancora cittadina d'Italia, che vanta i propri diritti e intende esserne tutelata e artefice di questo loro godimento. Noi diciamo con forza che questo modo di operare sulla geografia giudiziaria è indiscriminata, e forse neppure tanto, capotica, assurda, non può e non deve mirare solo al cosiddetto risparmio. Sappiamo bene, l'abbiamo detto, non c'è e non ci sarà, ma principalmente alla tutela del sacrosanto diritto del cittadino ad avere un servizio giustizia non certo sotto casa, ma neanche dall'altra parte del continente. Noi inviteremo con la nostra petizione il Ministro Severino, la nostra collega Avvocato Paola Severino, perché anche in tale funzione è stata chiamata a far parte del governo, non soltanto perché vicerettore della LUIS, a venire a calcare almeno una volta le scale e il pavimento del nostro tribunale e delle nostre sezioni distaccate. Dovrà venire a vedere almeno un giorno di udienza come funziona qui la giustizia e poi la porteremo a svolgere un giorno di udienza nel tribunale di Foggia, specialmente nella sezione lavoro. Si è parlato di soldi, la casa della sezione lavoro, ma quanti di voi sanno che i fascicoli d'ufficio li dobbiamo fare noi avvocati? Quanti di voi sanno che le copie ce le dobbiamo fare noi? E quante volte si disperdono i fascicoli in quella marea, in quel marasma di ufficio? E i miei colleghi lo sanno bene, mentre la gente purtroppo queste cose non le può sapere, perché la gente viene da noi avvocati, ma risolve il problema. La vorrò portare lì a fare almeno un giorno con noi, a svolgere un qualunque servizio di cancelleria, e poi la porteremo nelle sezioni distaccate, facendole percorrere tutte le strade delle cittadine più remote. Potranno anche essere belle, no? La panoramica di mattinata potrà essere bella, la panoramica verso Peschici, ma falla per motivi di lavoro. Le faremo fare l'esperienza di testimone o di parte interessata a un processo, poi le raccoglieremo le sue impressioni. E poi vorrò fare con lei i conti in tasca al cittadino, presentandole anche il conto dei lucrosi affitti, abbiamo sentito poc'anzi, che lei stessa in qualità di ministro è costretta a pagare a Foggia per la sede insufficiente dove si svolge l'attività del giudice di pace, sezione lavori ufficiali giudiziari. E quelli che ci vorranno ancora, chi li pagherà? Pantaloni! Il nostro comitato punterà queste evidenze proprio martedì 24, quando ci recheremo a Roma per manifestare insieme ai comuni d'Italia, e quindi mi auguro che anche il comune di Lucera partecipi totalmente, nella sua totalità, insieme ai comuni che vedranno soppressi i loro tribunali. Da più parti d'Europa ci danno segni e lezioni di come si possa risparmiare, ce lo sta dicendo Hollande in Francia con le auto blu. Noi invece, con questo governo che si dice tecnico, ci insegna dall'alto delle loro cattedre universitarie
come si possa ancora mettere le mani nuovamente nella tasca degli italiani, nella tasca del cittadino e non già in quelli dei potentati economici e politici. Se riusciremo a organizzarci, fra qualche giorno daremo la pratica dimostrazione di come si intaserebbe il Tribunale di Foggia, con la presenza degli avvocati di tutto il circondario e delle sezioni distaccate, possibilmente insieme ai loro clienti, simulando una qualsivoglia giornata d'udienza in Foggia. Ed inviteremo anche la collega Severino. A lei, o se non vorrà venire, le manderemo le fotografie. Vedete, si deve rendersi conto che i colpi d'ascia vanno bene, ma in un bosco da tagliare, non già in un giardino, quale vorremmo definire la nostra sede giudiziaria, che va invece solo potato, questo è vero, ma per farlo ingrandire ed abbellire sempre di più. Ecco perché noi siamo per una revisione della geografia giudiziaria, che veda però innanzitutto garantita la presenza e la fruizione della giustizia sul territorio vicino al cittadino, e non anche il cittadino lontano da essa, anzi lontanissimo. Che veda pur riformulare le aree di competenza dei singoli tribunali, eliminando anche i più piccoli, o inconsistenti, o dispendiosi, ma equilibrando quelli attivi e di maggiore rilevanza, come quello di Foggia e di Lucera. Se infatti lo standard ottimale per un tribunale è avere un numero di cittadini assistibili di circa 360.000 abitanti, e se è vero che la provincia di Foggia ha una popolazione di circa 700.000 abitanti, non v'è altra strada che equilibrare i due poli giudiziari, assegnando una metà a Foggia e l'altra metà a Lucera. Mi sembra la cosa più semplice e più intelligente da fare. Cari cittadini lucerini, cari concittadini, vi chiamo così, del circondario, noi abbiamo tanti santi in cielo e a Lucera, è vero eccellenza, ce ne sono tantissimi, ma non mi pare che abbiamo santi in terra. Ce lo accennava prima l'onorevole Bonito. Anzi, forse noi non abbiamo neppure i diavoli. O forse i diavoli stanno da qualche altra parte del nostro stesso territorio e ci remano contro. Da oltre 20 anni il nostro territorio, fateci caso, non riesce ad esprimere un valido paladino delle nostre necessità, laddove si gestisce il potere. Ma non possiamo far sì che il potere ci sovrasti impunemente. Facciamoci dunque sentire, cari cittadini, facciamo sentire forte la nostra voce. Tocca a noi formulare le proposte, ma anche le proteste, civili ma decise. Il Comitato per la difesa della legalità incapitanata intende esserne il megafono, se ce lo consentirete, il portavoce insieme alle istituzioni preposte. Grazie.